Quest'oggi, ragazzi, vi farò vedere un set di spade pazzesche di Minecraft con una sorpresa finale. Ovviamente iniziamo dalle spade peggiori, che no, non sono quelle normali di Minecraft. Queste infatti sono delle spade normali. Adesso andremo a vedere le spade dei nabbi. Vi basta infatti vedere che tutto questo mondo è piuttosto strambo, proprio perché è stato programmato e creato da un nabbo. Per esempio, che cos'è questa roba qua? È una cesta. Vi sembra per caso una cesta? No, neanche a me. Questo qui invece, riuscite a capire che cos'è? Ve lo dico io, dovrebbe essere un piccone. Ma ovviamente è un piccone talmente scarso che non riesce a rompere letteralmente nulla. E ha una forma di una cacchina. Ma se pensate che questo sia un piccone scarso, non avete ancora visto la spada dei nabbi. Lasciate che ve la presenti, ragazzi. Ecco a voi la spada di fango. Allora, come forma non somiglia per nulla a una spada. Cioè, che cos'è sta roba? E adesso mettiamola a paragone con una delle spade peggiori di Minecraft, ovvero quella in oro. Proviamo a spawnare un maiale, che è un animale che ha poca vita di solito, no? La spada in oro lo ucciderà con la bellezza di 1, 2, 3 colpi e ha ancora un bel po' di utilizzi. La spada in fango, ovviamente, ragazzi, non solo rende il maiale più nabbo, perché come vedete gli ho cambiato il nome, ma fermo, dove pensi di andare? Ma ci metterà veramente molto, molto più tempo a ucciderlo e soprattutto si è praticamente già rotta. Credo che questa, ragazzi, sia letteralmente la spada peggiore che io abbia mai provato in tutta la mia vita. Non si può fare peggio di così, è impossibile. Infatti c'ha soltanto 2,2 di danno d'attacco e 1 di velocità. Se conoscete delle spade peggiori, fatemelo sapere, le voglio provare. Ma adesso facciamo un piccolo upgrade. Intanto indossiamo l'armatura del nabbo, che devo dire non mi dispiace troppo, dai, è carina. E prendiamo anche la spada del nabbo, che come vedete ha 3 di attacco e 1 di velocità. Invece una spada in legno ha 4 e 1,6. Però è già un progresso, è un passo avanti rispetto a quella di prima. Almeno in questo modo riusciamo a uccidere il maiale con 4 colpi e la spada non si rompe. Molto bene, passiamo adesso alle spade dei pro. Eh sì, perché queste vengono subito dopo le spade normali di Minecraft, perché sono ovviamente più belle e più potenti. Abbiamo infatti la spada di cobblestone di livello massimo, la spada d'ossidiana di livello 2, stupenda, e il martello, che vabbè è un semplice martello, la spada dorata a livello massimo e infine la spada di smeraldo. Allora ditemi voi che questa spada non è stupenda. Prendi questo! Però come vi dicevo queste sono semplicemente delle spade pro. Non siamo ancora arrivati al livello hacker. Ok, il martello non è questo granché, sinceramente non so per quale motivo l'ho preso, buttiamolo. Queste sono delle spade totalmente diverse da quelle di Minecraft normali, molto belle esteticamente, e fanno anche un bel po' di male, 14,5 d'attacco, ragazzi, non è da sottovalutare. Spawniamo per esempio un Iron Golem, quanti colpi ci metterò a ucciderlo secondo voi? 1, ok, va a fuoco. 2, mammazza. 3, non riesce a prendermi. 4, beh... notevole. 4 colpi con questa spada, che come avete ben visto ha anche un potere speciale. Infatti se premo il tasto destro rilascio praticamente questa forza e questa energia dal corpo, che mi dà degli effetti vari. Ma via, nessuno vuole vedere le spade pro. Passiamo adesso alle spade hacker. Vedete quella casa? Sì, quella casa laggiù distrutta. Sono stato io con i poteri di Herobrine. Eh già, perché in questa mod possiamo scegliere la spada del magma, la lancia da guerra, la mazza chiodata e anche la spada di Herobrine, da aggiungere alla pozione della rabbia. Guardate che spade incredibili. Mamma mia, quella di Herobrine è spaventosa ed è ovviamente una spada hacker. Non è che tutti la possono brandire, scusate, no? Anche perché è molto pericolosa, state a guardare. Balam! Infatti adesso ho tutti quanti gli effetti infiniti di Minecraft e sono in grado di diventare Herobrine, che in realtà è scritto male, e fare tutto ciò che mi pare piace su Minecraft. Ha una potenza d'attacco di 13, senza neanche incantarla, e ovviamente puoi utilizzare i fulmini come ti pare e piace. Questa mazza da guerra invece, chiodata, è piuttosto lenta, però fa un bel po' di danno, state a guardare. Prendi questo, e no, fermo, ehi, aspetta! Prendi questo, ok. Un hacker che è in grado ovviamente di modificare la velocità d'attacco può fare del serio danno con questa. Passiamo adesso alla lancia. Mamma mia, questa penso sia una delle mie armi preferite. Esteticamente è stupenda e ovviamente ti dà dei poteri. Come vedete abbiamo il potere del Naeus, che non so chi sia sinceramente, ma credo... sì, infatti. Credo che ti renda estremamente forte e buggato. Infatti ho la super velocità,
Proviamo a spawnare di nuovo un Iron Golem e vediamo in quanto lo ammazziamo. Uno, due, tre colpi! Mamma mia! E infine, ovviamente, lo spadone del magma. Che questo mi piacerebbe poterlo impugnare con due mani, sarebbe una figata. Mi dà dei vari poteri e ovviamente fa un bel po' di male. Poi abbiamo delle altre piccole chicche, come per esempio il cannone di legno, che può sparare letteralmente dei missili. Questa è una figata. Molto carino, non proprio hacker, però carino sicuramente. E abbiamo anche la fionda. Quanto ci metterò a uccidere un Iron Golem con la fionda? Direi troppo, ancora non l'ho neanche scalfito. Proviamo bevendoci una bella pozione di rabbia, sì. Adesso c'ho rabbia per 5 minuti. E allora utilizziamo la spada di Herobrine per distruggere tutto quanto il villaggio. E se pensate che queste siano le spade più forti di oggi? Pff, non ne avete idea. La spada che state per vedere è stata nominata la spada più potente di Minecraft. Secondo voi è vero? Diamo un'occhiata. Cerchiamo spada. Ed ecco qua alcune tra queste spade. Abbiamo la spada del drago di livello 1, che si può ottenere soltanto uccidendo il drago. Livello 2, livello 3, livello 4, livello 5, livello 6, 7, 8, 9, 10 e livello finale. L'ultima spada che ti servirà mai nella vita. Con 340 quadriliardi di trilioni di miliardi di attacco danno. Beh, anche questo non ci scherza, c'ha 12.000 d'attacco. E questa invece è 409.000. Ciao maialino, addio maialino. Come vi dicevo, queste sono delle vere spade hacker. Un po' brutte esteticamente, tranne per questa. Questa qua è spaziale. E sono quindi in grado di utilizzare il potere del drago e lanciare dei cristalli dell'End a qualsiasi entità mi pare e piace. Voglio uccidere tutti? Li posso spammare alla velocità della luce, guardate. Non esiste spada più potente di questa. O forse sì. Vediamo come se la cava con un Wither. Questo è il Wither, questa è la mia spada. Addio. Ok, forse è un po' troppo facile. Proviamo quindi con l'Ender Dragon. Riusciremo a one-shotarlo con la spada hacker più potente di Minecraft? Ma che domande, ragazzi. È ovvio. Ciao, draghetto. È da un bel po' che non testo le mie spade contro di te. Senti, guarda che se vuoi ti attacco a distanza, eh. Visto? Non c'ho paura. Posso far esplodere qualsiasi cosa mi pare e piace. Vedi? Sì, io li rompo tutti i tuoi stupidi cristalli, hai capito? E adesso prendi questo. Beh ragazzi, è piuttosto soddisfacente. E come vi dicevo, l'Ender Dragon mi dropperà quindi i cristalli che mi serviranno per craftare questa spada. Eh già, meglio di questo non esiste nulla. Sbagliato. Passiamo adesso alla spada finale. Ma ovviamente ragazzi, sono sicuro che il 99% di voi ha già capito di che spada sto parlando. La signora di tutte le spade, forgiata dal cuore delle stelle. La stupenda spada dei cosmi. Questa spada riesce a uccidere qualsiasi entità con un solo colpo. Ed è probabilmente la spada più bella che vedrete in tutta la vostra vita. Mi ha accompagnato per tantissimo tempo e l'unica creatura che non riesce a uccidere con un solo colpo è l'idra. Proprio perché ogni volta che tagli una testa ne nasce un'altra. Credo sia impossibile creare una spada più potente di questa, in quanto ha letteralmente l'attacco danno infinito. Il che la rende la spada hacker per eccellenza. Con questa riesce a uccidere chiunque. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Troverete i link delle mod qua sotto in descrizione. Al vostro Kendall, con la sua fantastica spada dell'infinito, mamma mia quanto mi mancava. È tutto, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Aspettate, per nostalgia lo devo fare. Lo devo fare. Ah, ciao!